Diana Bracco da 50 anni verso il futuro. Natale, in calo la spesa per i regali. Il rialzo dei tassi della Fed è arrivato. Il futuro dipende da Trump. L'attualità economica in 120 secondi. Economia verde con la rubrica Prometeo. Mestiere di guardare avanti. 50 anni di attività declinati da continui e costanti successi, da perimetri di interesse sempre più larghi. Diana Bracco festeggia così i suoi primi 50 anni alla guida del gruppo Bracco. E la storia dell'imprenditrice italiana coincide con la narrazione di uno dei principali gruppi familiari industriali del nostro paese. Diana Bracco è giovanissima quando nel 1966 entra nell'azienda farmaceutica fondata dal nonno nel 27. E la visione di impresa di Diana è già scandita dalla parola rigore. Una laurea in chimica, due lauree honoris causa in farmacia e medicina, ma soprattutto ricerca e innovazione. Dietro il successo di Diana Bracco c'è l'impegno e il garbo, la capacità di guardare all'azienda di famiglia come priorità, a cercare sempre con il sorriso guardare al domani. È una donna che qualunque cosa faccia la fa con impegno e con intelligenza. Ricerca e innovazione, una bandiera che Diana Bracco sostiene anche come vicepresidente di Confindustria quando assume la delega proprio in ricerca e innovazione. Una stella polare che continua a guidare la sua attività nel mondo industriale quando riceve la nomina di presidente di Assolombarda, alla cui guida resta dal 2005 al 2009. Ricerca e innovazione sono temi che l'imprenditrice consolida anche da Cavaliere del Lavoro, uno dei tanti prestigiosi riconoscimenti raccolti in questi decenni di impegno. Diana Bracco, a cui faccio tantissimi auguri nell'occasione dei suoi 50 anni di permanenza in Bracco, è il caso di un'imprenditrice caratterizzata soprattutto da quello che chiamerei una forza tranquilla, cioè una costante determinazione a proseguire e un interessantissimo rapporto fra un'impresa globale e un grande passione per Milano, per le sue opere d'arte, per le sue fondazioni. Al centro della sua galassia c'è il gruppo Bracco, di cui è presidente e amministratore delegato. L'imprenditrice guida una multinazionale che ormai conta oltre 3.400 dipendenti e un orizzonte di attività che dall'Italia si allarga in altri 90 paesi del mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, dall'Europa all'India all'Africa. Il fatturato consolidato del gruppo è di oltre 1,3 miliardi di euro, ma il 9% è investito in ricerca e innovazione per l'imaging diagnostico e per i dispositivi medicali avanzati. In cassaforte l'azienda ha anche un patrimonio di ben più di 1.800 brevetti, gioielli che l'imprenditrice sfoggia con particolare orgoglio. Quindi chapeau veramente a Diana Bracco per quello che è riuscito a fare, ma per quello che ancora fa e per quello che io mi auguro riusciranno a fare lei e il suo eccellente team manageriale, che ancora una volta va a merito suo, che ha saputo sceglierlo e che ha saputo guidarlo. La salute delle persone è il cuore dell'attività del gruppo Bracco, un lavoro diretto alla diagnostica e dispositivi più innovativi. E la diagnostica, ama ricordare Diana Bracco, è il primo passo per una buona terapia. Tappa fondamentale della sua multinazionale della salute negli anni 70 è stato infatti lo sviluppo dello iopamidolo, il primo mezzo di contrasto non ionico pronto per essere usato. Un successo a cui si affianca dalla fine degli anni 80 un piano di internazionalizzazione che inizia dagli Stati Uniti, oggi primo mercato del gruppo, seguito dalla Cina, dove la multinazionale Bracco raddoppia quest'anno la sua presenza con un secondo stabilimento e l'estensione della partnership con la Shanghai Pharmaceutical Holding. La galassia Bracco si snoda dalla Bracco Imagine ad Assist, dove si realizzano dispositivi medicali e sistemi avanzati di somministrazione di mezzi di contrasto. Nella costellazione anche il centro diagnostico italiano, il Pharma, per i farmaci etici e da banco. Bracco è riuscita a confermarsi nel panorama internazionale come un orgoglio dell'Italia. Non a caso poi la dottoressa Diana ha sempre avuto posizioni di rilievo importanti anche su tematiche che uscivano dalla farmaceutica. Se la salute è in primo piano nelle attività di Diana Bracco, su strade parallele viaggiano costantemente la cultura e le iniziative sociali.
Il superbo teatro La Scala di Milano, la musica, l'opera, la lirica diventano centrali per la Fondazione Bracco, di cui Diana è presidente, e che assicura un sostegno significativo al lavoro del grande teatro milanese. Io sono molto felice di essere in grado di parlare con lei sempre quando mi sento un po' triste. Una telefonata con Diana è una cosa meravigliosa. Ma anche qui il perimetro si allarga. Beh, un giorno o l'altro qualcuno dovrà scrivere la storia di questi imprenditori italiani che hanno compreso prima e meglio degli altri che non c'è sviluppo senza progresso, che il concetto di crescita si deve estendere a tutti gli elementi vitali della società civile, non escluse la cultura. Diana Bracco certamente è tra questi, e lo ha dimostrato in molti modi anche noi, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, le è grata per aver contribuito a realizzare progetti importanti, un fantastico concerto con Abbado nel 2011, i festeggiamenti per i 10 anni di matrimonio, diciamo così, tra Antonio Roppano e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sono queste le cose che tengono insieme il paese, che fanno di questo paese un sistema, appunto, un sistema in cui imprenditoria, pubblico, privato, iniziative, imprese culturali dialogano tra di loro, si sostengono e fanno crescere insieme il paese. Nel suo lungo cammino di imprenditrice, il faro della cultura non si è mai spento. È importantissima, scandisce a più riprese Diana, che attraverso la Fondazione Bracco sostiene anche il progetto di restauro della Galleria di Papa Alessandro VII nel Palazzo del Quirinale. Il credito d'imposta per la cultura, sostiene convinta, avvicina investitori e imprenditori alla conservazione e promozione dei tesori italiani. Un altro capitolo speciale della sua attivissima biografia è dedicata all'Expo 2015 di Milano. Diana Bracco ne diventa presidente e commissario straordinario del Padiglione Italia. Rappresentare l'Italia all'Expo è stata la cosa più difficile che ho fatto nella mia vita, confida a volte. Con l'esposizione universale l'imprenditrice apre una finestra straordinaria sul food, sull'alimentazione, sulla ricerca alimentare, sul cibo sano. In questa geografia a tutela della salute delle persone si muove l'intensa attività di Diana Bracco, una donna che sostiene le donne. Al Padiglione Italia di Expo porta l'iniziativa We Women for Expo. E quando scoppia la querel sulle quote rosa nei consigli d'amministrazione, Diana Bracco scandisce più volte che è tristissimo imporre per legge le donne. Tuttavia, osserva realista, senza queste leggi non cambierebbe nulla. Nel network dei suoi interessi c'è un impegno diretto anche per la formazione e l'istruzione di giovani donne e bambini disagiati. Uno dei programmi di punta della Fondazione Bracco si sviluppa in Africa e non è l'unico. Un'esperienza imprenditoriale durata 50 anni nelle mani di una donna che è stata così straordinariamente attiva per la fortuna e l'evoluzione della sua impresa dimostrano quanto si possa fare con le doti specifiche di una donna, e la Diana Bracco le ha tutte, ma soprattutto con le doti di professionalità, di coerenza, di costanza, di amore per il proprio lavoro, che sono state le caratteristiche sicuramente della vita e dell'attività professionale della signora Bracco. Salute, diagnostica, innovazione e ricerca, culture, donne, Expo. Auguri, Madame Bracco, per questi primi 50 anni di attività, di impegno responsabile, di grandi valori. Auguri per questi 50 anni di Italia. Natale si avvicina e scatta la corsa agli acquisti, ma i soldi per regali e spese extra sono sempre di meno. Pochi, nonostante la boccata d'ossigeno rappresentata dalle tredicesime, che quest'anno raggiungeranno oltre 40 miliardi di euro. Di questi, tra tasse e utenze domestiche, ben 6 miliardi andranno via a dicembre. A fare i conti in tasca agli italiani è la Confcommercio, che per le prossime festività natalizie prevede una spesa media pro capite per i regali di 164 euro, un valore sceso del 30% in 7 anni. Quest'anno comunque gli italiani spenderanno un po' meno per i regali e di più per cibo e viaggi. Una quota delle tredicesime però sarà destinata al risparmio. La vitalità dei consumi fino ad oggi incerta e discontinua anche a dicembre sarà condizionata da un clima
di fiducia pericolosamente decrescente che potrebbe portare le famiglie a risparmiare anziché consumare. Sarà un Natale decisamente sottotono per i consumatori. Sarà un Natale con poco entusiasmo, lo abbiamo definito il Natale dello zero virgola, perché le spese saranno molto ridotte, perché la domanda interna del paese non decolla. Riteniamo che la spesa media familiare per questo Natale sarà di circa 220 euro e l'unica salvezza potrà venire per le vendite dall'e-commerce. Nel 2016 abbiamo avuto un incremento del 18% rispetto al 2015 con un giro d'affari di 20 miliardi di euro. Gli italiani insomma sono a caccia di risparmi e anche a tavola per le feste si farà attenzione a non esagerare. Ci sarà meno pesce sulle tavole degli italiani, i cui costi continuano a lievitare e si preferiranno cibi più tradizionali della cucina italiana. Su un punto sono tutti d'accordo, commercianti e consumatori, la necessità di abbassare il carico fiscale. La necessità di una riforma fiscale che punti con coraggio e determinazione al taglio generalizzato delle aliquote IRPEF. C'è un problema di fondo. È stata abolita la TASI sulla prima casa, grazie a Dio. Il problema resta però su un carico fiscale delle tasse che restano, che dal 2011 al 2015 è aumentato del 16,7%. Da 40 miliardi di tasse locali tirati fuori dalle famiglie italiane nel 2011 si è passato ai 49 del 2015. È una situazione insostenibile, intollerabile, soprattutto per il fatto che i servizi sono di qualità sempre più scadente. Intanto Natale è alle porte e sotto l'albero non mancheranno i doni per grandi e piccini. Per ora, meglio rimandare i problemi al prossimo anno. L'atteso rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve americana finalmente c'è stato. La scorsa settimana è stato annunciato un incremento di 0,25 punti percentuale dei Fed Funds. Tutto questo prima ancora che il neo presidente Donald Trump si trasferisse ufficialmente alla Casa Bianca, fatto che potrebbe essere interpretato come una sorta di attestato di stima quantomeno alle intenzioni espresse in termini di politica economica. Io credo che Trump abbia fatto più in un mese con le sue parole che non negli ultimi due anni di attività dei governi, quindi questa è la ventata nuova, questa è la ventata che potrebbe passare veramente da una politica monetaria ultra espansiva invece a riforme strutturali, soprattutto da parte dei governi, e soprattutto riforme fiscali che diano maggior stimolo. Prevedere ora se la Fed darà corso a ulteriori tre aumenti nel 2017 non è facile, molto dipenderà dalle misure che Trump metterà evidentemente in campo. La Fed non è stata molto affidabile, negli ultimi 2-3 anni tutte le previsioni di rialzo da parte della Fed poi sono state mancate, quindi credo che avremo maggiori dettagli a marzo, soprattutto perché a marzo vedremo i primi passi in politica economica dell'amministrazione Trump. Di fatto però la Fed non vede l'ora di passare il testimone, come tutte le banche centrali e i governi, una riforma fiscale, per cui a questo punto la politica monetaria ha esaurito il suo compito, devono entrare in campo politiche deflazionistiche però da parte dei governi. Certo è che i mercati europei, spaventati inizialmente dal rischio di una vittoria dell'outsider, stanno festeggiando e hanno dato vita a un rally che è ancora in corso e che non sembrerebbe per ora voler rallentare. È una ventata d'aria nuova e noi avevamo visto gli ultimi due anni un po' fumosi, c'era questa stasi, non si muoveva niente, soprattutto in Europa. Trump è stata quella ventata nuova che chiaramente muove sicuramente questo stato di attesa, di imbarazzo che c'era sia in Europa che negli Stati Uniti, e quindi si è tolto l'incertezza e abbiamo visto che questa incertezza non era così brutta come si pensava prima. Cioè, dovremmo avere un Trump anche in Europa, qualcuno che muovesse questo stato di immobilità che ormai contraddistingue la politica europea negli ultimi anni. La pressione fiscale in Italia arriva quest'anno al 47,3% del PIL. Rispetto alla media delle economie avanzate, che si fermano al 36,4%, lo stacco è di 10,9 punti percentuali. Secondo il Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internazionale, nell'area euro la pressione fiscale media raggiunge il 46%. Nell'elenco composto da 35 paesi, l'Italia si posiziona al nono posto. Prima di lei ci sono tutti i paesi scandinavi, con il record assoluto dell'Islanda con il 56,9%. Gli altri grandi seguono, a partire dalla Germania, con il 44,6%.
Per imbandire le tavole di Natale e Capodanno e per i regali enogastronomici, gli italiani spenderanno 4,4 miliardi di euro. Secondo la stima di Coldiretti si tratta di una spesa complessiva superiore del 2% rispetto allo scorso anno. Tra le novità, uno spazio dedicato alla solidarietà, con quasi un italiano su quattro, che ha scelto o sceglierà di acquistare prodotti tipici dei territori colpiti dal sisma. Incentivi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico confermati nella legge di stabilità. La novità principale è invece che scompare il bonus mobili per le giovani coppie, mentre resta quello che riguarda mobili e grandi elettrodomestici se si può dimostrare di aver iniziato a partire dal 1 gennaio 2016 interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 50% sino a 96.000 euro. Nel 2016 i prezzi al consumo per i cittadini italiani sono diminuiti in media dello 0,1%. Non avveniva dal 1959. Secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, sono in calo i prezzi dei prodotti tecnologici, dal computer fisso meno 11,5% agli apparecchi per la telefonia fissa e telefax meno 9,5%. Gli apparecchi per la riproduzione di immagini e suoni come TV e DVD cedono del 3,8%, i giochi del 2,4%. Verde High Tech è il mercatino di Natale di Trento. Non più centrali elettriche, nuova vita per 23 impianti. Natale, tempo di presepi e mercatini, immancabili protagonisti della stagione delle feste. Come il mercatino di Natale di Trento, una 23esima edizione nel segno dell'artigianato locale, della tradizione e della sostenibilità ambientale, con tante azioni concrete. Abbiamo inventato questa app Natale Trento dove attraverso un questionario green le persone che parteciperanno potranno ricevere un gadget in omaggio. Attraverso l'app potrete fare un tour virtuale nelle casette del mercatino di Natale e conoscere le 92 aziende del mercatino di Natale di Trento e poi appunto troverete gli eventi di ogni giorno, di ogni giornata. Gli eventi di Trento Città del Natale. Non solo, sulla potrete trovare anche i mezzi alternativi all'auto per spostarsi in città, ma anche potrete trovare come arrivare a Trento attraverso il carpooling. E poi abbiamo introdotto i piatti di pane, un espositore infatti servirà le pietanze su questi piatti di pane. Poi abbiamo queste 70.000 eco shopper buste di carta frutta che l'espositore darà al visitatore appunto con il prodotto acquistato e le ecco mappe. Per vivere pienamente la magia del Natale ci sono poi 100 presepi artigianali di Ossana, un percorso che si snoda lungo le stradine e i vicoli del borgo di montagna della Val di Sole. A questo progetto hanno partecipato numerosissimi volontari, tante associazioni del nostro comune e tante scuole elementari e anche medie. Siamo orgogliosi di questo perché praticamente abbiamo coinvolto tutto il paese, non solo tutto il paese ma anche i paesi vicini, proprio per riuscire ad allestire i 120-125 presepi. Da centrali elettriche a centri turistici di ricerca o di valorizzazione dell'agroalimentare locale. Sono solo alcuni esempi di come Enel, con il progetto Future, intende trasformare la dismissione delle vecchie centrali elettriche in ben 23 rinascite, il tutto nel segno di un'economia sempre più circolare, dove nulla si getta e tutto si trasforma. Il progetto Future è un esempio di economia circolare già nella sua concezione. E il fatto di realizzare che 23 impianti che hanno marcato la storia industriale del nostro paese e sono giunti alla fine della loro vita utile, perché cambiata la maniera di produrre energia, possono avere un nuovo futuro. Non vengono solo dismessi, vengono riutilizzati. Processi di cambiamento condivisi con il territorio attraverso concorsi, laboratori di idee e tavoli di lavoro. Ma qual è lo stato dell'arte del progetto? Lo stato dell'arte sulla implementazione del progetto Future riguarda la riqualifica di due impianti che già
stata effettuata nel corso dell'anno scorso e di quest'anno. In particolare, ad oggi, abbiamo lanciato un concorso di idee in Alessandria che ha visto una partecipazione molto grande internazionale, presentando svariate idee di cui tre sono state selezionate e premiate. Abbiamo lanciato fino ad ora 5 concorsi di progetti e abbiamo cominciato da quelle che sono le centrali più grandi e importanti che hanno segnato la nostra crescita industriale nel passato: Rossano, Montalto, Porto Tolle e in aggiunta Trino e Bastardo. Tanti e diversi tra loro i progetti, ma tutti devono rispettare i criteri della circular economy. Ecco dunque come il cambiamento, in questo caso energetico, si è trasformato in un'opportunità di crescita economica sostenibile, creando nuovi posti di lavoro.